Ciao a tutti ragazzi, sono il Cri, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come avete visto sicuramente dall'immagine in anteprima, andremo a creare questo meraviglioso coniglietto di Pasqua. Sì, diciamo che non è che sembri proprio un coniglietto, ma noi facciamo finta che sia il coniglietto più bello del mondo. E quindi raga, mi raccomando, non perdetevi alcun passaggio perché non è assolutamente un lavoro facile. Innanzitutto tantissimi auguri di buona Pasqua a tutti quanti e come sempre non smetterò mai di ringraziarvi perché continuate a sostenere il mio canale, continuate a mettere like, a visualizzare, a commentare e a starmi vicino. E per questo vi mando un abbraccione veramente grandissimo. E comunque ragazzi, se siete nuovi su questo canale, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like, è importantissimo per me. Questo spunto l'ho preso dal canale di Marlena Handmade. Vi lascio qua a destra o a sinistra, non mi ricordo dove, il link per accedere direttamente al suo canale. Ci sono delle idee veramente interessantissime, è una ragazza o una donna, non ho idea, veramente bravissima, ha una fantasia assurda e quindi vi consiglio sinceramente di fare un giretto nel suo canale. Poi se vi va iscrivetevi, altrimenti amici come prima. E bene raga, quindi andiamo subito a vedere quello che ci serve per costruire il nostro coniglietto di Pasqua e come costruirlo. Quello di cui abbiamo bisogno sono sempre delle forbici, della lana, del colore che preferite voi, un foglio di felcro, anche più piccolo vi serve solo per fare le orecchiette, la pistola a colla caldo, utilissima, e degli occhietti per il nostro coniglietto. Ora prendiamo la nostra lana, tagliamo un pezzettino e lo infiliamo all'interno della fessura che abbiamo fatto prima con la forbice. Ora andiamo ad arrotolarci attorno la nostra lana, facciamo la grandezza che vogliamo, facciamo circa un 100 giri per il colore azzurro e un 50 giri per quello bianco per creare la pancetta. Ora tagliamo il tutto, chiudiamo con il nostro laccetto che abbiamo fatto, attenzione perché questo è un lavoro veramente incasinatissimo, ma non preoccupatevi, armatevi di pazienza e vedrete che ce la farete, perché se ce l'ho fatta io vuol dire che chiunque riesce a farlo. Una volta fatto, lo tiriamo fuori, andiamo ad allargare il nostro fiocco, andiamo a farci un nodo stretto stretto e a ritagliare i bordi della nostra palla. Ora ripetiamo la stessa cosa con il cartoncino grande, quello precedentemente era quello da 5 cm e mezzo, questo è quello da 7 cm. Ora andiamo a ritagliare i ciuffettini in eccesso e a dargli una forma un po' rotonda, diciamo. Ora uniamo i due pezzi con la colla a caldo, la testa e il corpo. Aggiungiamo i nostri occhietti, ecco qua, il nostro coniglietto sta prendendo forma. Ora col cartoncino più piccolo, che è quello da 2 cm, andiamo a farci la coda. Stesso procedimento, inseriamo il filo, arrotoliamo, qui facciamo circa 25-30 giri, bastano. E la coda è pronta, sempre con la nostra colla a caldo, andiamo ad attaccarla ed ora prendiamo il feltro, andiamo a ritagliare due forme di orecchi, diciamo,
e sempre con la nostra colla a caldo andiamo ad attaccarle alla testa del nostro coniglietto. Ecco qua, ora manca semplicemente un asino e direi che il nostro coniglietto di Pasqua è pronto. Benissimo raga, e questo è il risultato del nostro bellissimo coniglietto di Pasqua fatto da noi. Sì, il mio diciamo che devo dargli un po' di forma ancora, diciamo che dobbiamo ancora passare un po' dal parrucchiere. Ma comunque ragazzi, questo direi che è più bello di quello di Marlena, perché questo non è perfetto, però è bello appunto per la sua non perfezione forse. Ebbene ragazzi, questo è il mio lavoretto di Pasqua. Se vi va, provate a farlo, vi dico subito che non è assolutamente facile. Se voi provate a guardare il video di Marlena, lei in 4x48 gira, taglia, fa, incolla, tac, sembra una cosa semplicissima. Io ci ho impiegato quasi 2 giorni a fare questo peluche, però sei venuto benissimo. E quindi raga, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto spolliciate sul like, se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la famosa campanellina per non perdervi alcun nulla del Cree. Anche per oggi ragazzi, da me e mio coniglietto è tutto, noi vi mandiamo un bacione e vi aspettiamo come sempre giovedì prossimo per un nuovo appuntamento. Ciao!